Però sei l'unico che... No, nel senso che sei un po' fuori della norma. Ma sei l'unico a sentire questo disagio o sono tanti i parlamentari che sentono questo disagio? Noi elettori del PD siamo tutti a disagio. Brava. No, in realtà rispondo subito perché la domanda è assolutamente pertinente. Sì, ce ne sono molti a disagio, il problema è che ci sono anche convinzioni diverse, eh. Io, insomma, senza scomodare chi è più vicino a Letta o chi è più appassionato delle larghe intese, però ci sono molte persone che sono convinte, anche nel gruppo dirigente del PD, che questo governo possa andare avanti, che siano stati solo dei temporali estivi. Io per esempio mi sono molto arrabbiato per la vicenda di Alfano e lì non ero molto in compagnia, insomma, era considerata una posizione di principio la mia. Come sapete, hanno votato in Senato, non alla Camera, e solo 7 parlamentari, diciamo un 10% dei parlamentari del PD in quel caso, espressero un parere molto critico, per cui ci sono sensibilità diverse, però io, piuttosto che farne solo una questione personale, appunto, vorrei capire se il nostro partito ha delle posizioni da esprimere, che ovviamente si ritroveranno in proposte congressuali, ma soprattutto che devono emergere in un contesto in cui si possano valutare anche quante sono le persone d'accordo o in disaccordo, perché in questo momento è molto difficile. Io faccio la parte di quello strano, come dicevi tu, tra l'altro anche un po' ingenerosa, perché questi continui attacchi da parte di chi ha il governo verso chi è in minoranza non stanno bene. Io non so più come dirlo, però di solito sono le minoranze che si possono permettere di essere un po' antipatiche, ma chi ha la maggioranza del paese insieme al PDL, quindi una maggioranza vastissima, c'è bisogno di martellare la Puppato, Tocci, Civati, insomma, quelli che non sono d'accordo, non ha molto senso, i fighetti, no? Io non è che faccio il fighetto, io tutte le settimane arrivo a Roma e sto male, non so cosa votare. Quando vi mettono la Giachetti, io ho raccolto le firme per tornare al Mattarellum, quando ti dicono di votare contro, cosa fai? Vuoi stare nel PD, per cui non esprimi quello che pensi nel tuo cuore, cerchi di capire, sei in un partito, però è difficile trovare una mediazione. Sugli F-35 tutti abbiamo detto Bersani che ne avremmo comprati di meno, l'avevamo detto tutti alle primarie, l'avevamo detto tutti noi singoli candidati in campagna elettorale, di fatto abbiamo rinviato la decisione, senza nemmeno, come dire, approfondire davvero anche i termini della questione. Potrei andare avanti con tanti esempi, il più clamoroso di costume è stato quando ci hanno proposto la Santanchè, che lì Speranza mi ha chiamato il lunedì prima che arrivassi a Roma e mi ha detto: stai tranquillo che quella non arriviamo in aula con la Santanchè, meno male, perché anche da questo, no, però questo è importante per capire un'altra cosa a cui io sono affezionato ed è parte della risposta. Che noi non possiamo condividere tutto con il PDL, perché sennò c'è qualcosa di strano, un po' inquietante, giusto? Qualcuno lo diceva PD-L, non vorrei dovergli dar ragione. Noi possiamo condividere con il PDL solo poche cose sulle quali ci mettiamo d'accordo all'inizio, sarebbe stato più utile. Io questo chiedevo in quei giorni terribili tra Prodi, Napolitano e il governissimo. Io chiedevo che si definisse la legge elettorale Quagliariello, già citato, e Violante, che è tornato in auge per questa apertura sulla decadenza che ci ha fatto molto bene nei giorni scorsi. Quagliariello e Violante sono 2 anni che discutono di legge elettorale. Se ci fosse una sintesi tra PD e PDL sarebbe già pronta e a disposizione. L'abbiamo detto anche sulle misure economiche, sull'IMU. Noi siamo andati molto in là rispetto al compromesso con il PDL, noi abbiamo preso quasi la proposta su cui loro avevano incardinato tutta la battaglia politica dalle elezioni in avanti. Allora io queste cose le avrei chiarite subito, le altre non possiamo votarle insieme al PDL, non so come spiegarlo, ma io non posso votare con Lupi sull'urbanistica, perché faccio una fatica a trovare un compromesso che non finisce più e non ha nessun senso, perché un governo delle larghe intese deve servire a fare delle cose su cui c'è una convergenza abbastanza naturale, anche se innaturalissima. Ma pensate che quando hanno condannato Berlusconi per frode fiscale, e le motivazioni le abbiamo viste, non telefonava neanche al centralino, però evidentemente no, i giudici non erano del tutto convinti di questo. La cosa incredibile è che era la settimana in cui noi lanciavamo l'offensiva contro l'evasione fiscale. La pedagogia non viene molto bene in queste condizioni, diciamoci la verità. La settimana stessa noi lanciamo la sfida moralistica. Allora capite che se su queste cose noi non ci possiamo trovare, dobbiamo guardarci negli occhi e dire: facciamo le cose che riusciamo a fare. La legge elettorale è la prima in assoluto, perché almeno tutti ci sentiamo più liberi.
che nessuno ci venga a dire a Natale non vorrai mica tornare a votare con il Porcellum. Perché lo fanno, eh? A me me lo dicono di già, Civati vuol tornare, io non voglio tornare a votare col Porcellum, però cambiamolo, perché sennò il ricatto, il contro ricatto non arriva da nessuna parte. Se c'è la legge di stabilità, mettiamoci qualcosa che vogliamo noi del PD, i nostri elettori, il nostro popolo, che condividiamo con le altre forze di tutto il Parlamento, e poi chiudiamola lì questa stagione. Perché io non capisco come potremo andare avanti. Vi immaginate, a luglio è successo un guaio ogni settimana, ad agosto hanno condannato Berlusconi, un mese a parlare della sua vicenda, adesso la decadenza, ricominciamo il 9, c'è la Costituzione, noi abbiamo fatto questa proposta che per me è un'altra cosa molto scivolosa per dire di disagio, che non è solo mio, su quello c'è Bindi, Monaco, c'è un pezzo anche importante del gruppo parlamentare che ha espresso delle questioni e delle critiche. Però noi cambiamo l'articolo 138, che è quello che serve a cambiare la Costituzione, per cui facciamo un'operazione anche lì molto discutibile. E noi rischiamo di averne una, non dico ogni settimana, perché io mi auguro di avere ogni tanto le settimane in cui si può lavorare tranquillamente, ma avere fibrillazioni ogni 15 giorni. Perché? A chi giova tutto questo? A chi giova? Alla solidità di questo Paese? Alla fine abbiamo dei compromessi al ribasso. Togliere l'IMU a chi se la può permettere è una scemata, è una cosa insultante dal punto di vista morale, è una cosa sbagliata dal punto di vista economico e dal punto di vista politico, è un mezzo suicidio, per non dire tutto. E non è che ci vuole, anche lì, fin dall'inizio si poteva sapere, quando mi hanno detto, e questo era un motivo anche, per esempio Lucrezia Ricchiuti disse io non voto il governo perché io ho combattuto contro la criminalità e la politica del malaffare, non vorrei, no? Avere gli stessi, come dire, che rappresentavano quegli ambienti con cui io contrastavo come miei alleati. Beh, però anche questo è un argomento per farla un po' breve questa stagione, anche perché, e finisco con il risponderti, la stagione incomincia da un anno e passa fa, le larghe intese le abbiamo fatte con Monti alla fine del 2011, sono passati 2 anni, un paese, e allora si diceva c'è la sospensione della democrazia, ma questa di fatto è la stessa cosa. Soprattutto perché per manifestare il disagio diventi antipatico a tutti, anche perché fai fatica a trovare un alleato nell'opposizione, perché SL è ben contenta di discutere, ma il Movimento 5 Stelle, che ha 150 parlamentari, diminuiscono ogni tanto, ma insomma più o meno sono quei numeri, non è una sponda politica. Casaleggio ordinato, non si deve fare l'alleanza con nessuno, che è una delle cose più limitate da dire in politica, perché alla fine se tu non ti allei con nessuno fai alleare gli altri, questo te lo insegnano alla prima seduta del Consiglio Comunale, non c'è bisogno di andare in Parlamento. Quindi ci si trova in una situazione davvero un po' di solitudine o comunque di disagio, anche perché poi si fatica a vedere dei risultati. Ieri Scanzi, che è un giornalista del Fatto, mi ha preso in giro perché io perdo sempre. È vero che perdo sempre, però non è che è bello, cioè lo dico, non è che ci uno gode, perché dice anche sull'IMU possiamo fare un po' di polemica. Io speravo che non la facessero quella cosa, gli ho tifato, incrociato le dita, ho visto il disagio di Fassina che fa, no, se poverino è nel posto sbagliato, perché lui pensa molte delle cose che vi sto dicendo, sta a fare il vice ministro dell'economia e ogni giorno ne dice una che fa arrabbiare tutti gli altri, l'avete visto anche questa mattina sui giornali. Allora, non deve essere uno psicodramma un governo o un'alleanza, deve essere un posto in cui si fanno poche cose sulle quali anche voi potete stare, tutti quanti, e poi si torna alla dialettica in cui ci sarà Berlusconi o eredi, come nelle nostre aziende in Brianza, Berlusconi e figli. Io a Nina, che ha 9 mesi, 10 mesi, le ho detto, guarda, ci sarà un Berlusconi anche per te, si chiamerà Johnny, no, preparati, perché funziona per via ereditaria. Noi abbiamo, c'è chi dice Renzi, c'è chi dice altri, facciamo una battaglia politica, e questa volta cerchiamo di avere uno strumento elettorale e fare una campagna elettorale, come si ricordava prima, che ci consenta anche di avere un governo. Questa è la sfida che ci dobbiamo porre, altrimenti, ripeto, facciamo fare ad altri, perché provocatoriamente l'ho già e ho risposto forse poco, ma con il disagio di tutti noi, ho proposto a Letta, facciamo direttamente l'iscrizione al governo, altrimenti, perché anche un partito, già dalla parola, è un vocabolo un po' insidioso per l'attuale fase politica, perché un partito è di parte, un partito si organizza, un partito vuole fare un congresso, un partito
Il congresso lo può fare che vince anche uno che non è d'accordo con le larghe intese, per motivi magari diversi dai miei o gli stessi. E dopo? È scomodo avere un partito, secondo me no, capite che le contraddizioni cominciano a essere troppe. Quindi il disagio c'è, è manifesto in alcuni, in altri è un po' più accompagnato, c'è chi è convinto. Francamente c'è bisogno, secondo me, che la parola torni a voi, che ci diciate anche che cosa fare.